Facciamo un viaggio nella scienza brutta. Oggi giochiamo a evolversi male. Ciao Ciao a a tutti, tutti, giocatori, giocatrici, semplici curiosi. Noi siamo i Giullari, come ogni lunedì e mercoledì siamo qui nella nostra mansarda con un nuovo gameplay. Al solito vi ricordiamo che se vi piace quello che facciamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale. Se volete supportarci trovate anche la nostra pagina Patreon linkata qua sotto in descrizione. Oggi il gioco del Capitano Barbascura, che doveva essere qui con noi, poi purtroppo ha avuto un contrattempo e non riesce a esserci. E diteci qua sotto in un commento se credete a questa cosa oppure sto ovviamente millantando cose non vere. Ma prego, Vale. Oggi io e Albi cercheremo di fare una corsa nell'evoluzione per evolverci male. Quindi chi prima di noi riuscirà a spendere appunto i gettoni evoluzione per evolversi nel peggior modo possibile. Infatti, come vedete apparecchiato, acquisteremo queste carte con tutte quante le nostre migliorie, i nostri salti evolutivi. Ognuno di noi sarà un diverso animale. Vale sarà il camaleonte, io sarò l'orca, e questo determinerà anche dei poteri speciali dei singoli animali, così come anche quali carte fanno parte del nostro mazzo iniziale. Noi infatti siamo pronti a partire, vincerà la partita il primo a raggiungere questa stella e immediatamente quel giocatore vincerà. Come funziona una partita ad evolversi male? Dal nostro mazzetto iniziale che abbiamo mescolato peschiamo tre carte. Ognuno di noi parte già con un gettone evoluzione. Queste tre carte le guardiamo e scegliamo quale andare a posizionare nella parte alta e quale andare a posizionare nella parte bassa della nostra scheda. Ne possiamo posizionare due sopra e una sotto, due una sopra e due sotto, a nostra scelta. Il fatto è che tutte quante le carte le andremo a giocare. Le carte che giocheremo nella parte alta le useremo per alcuni scopi, quelle nella parte bassa per altri scopi. Quando tutti quanti abbiamo fatto, allora andiamo a rivelare le carte che abbiamo sopra. E si va alla prima cosa che si va a confrontare sarà il valore di forza, ovvero il valore scritto in alto a sinistra. Per esempio questa carta ha 3 di forza, l'altra mia carta ha 0 di forza, e quindi sommati i valori io ho 3 di forza, Vale a 1, io sono il più forte. Abbiamo quindi da stabilire chi è il meno evoluto. Pensavo te. Come faccio io come ieri. Io mi reputo la meno evoluta. Sosteneva di essere la meno evoluta e quindi voleva lei il totem del meno evoluto. Ma determinata la nostra forza, andiamo a riordinare i nostri segnalini in base all'ordine di forza, mettendo prima, e quindi giocherà prima, il più forte, a seguire tutti quanti gli altri. In caso di parità di forza, spareggerà chi possiede in quel momento il totem. Dal quel giocatore, andando in senso orario, si determinerà l'ordine per i giocatori con pari forza. Determinato l'ordine di iniziativa, quindi torniamo a guardare le nostre carte sopra. In questo caso guarderemo in alto a destra, andando a sommare tutti i valori di monete, ossia di gettoni evoluzione, che otteniamo. E io da queste due carte ne ottengo 3. Quindi mi trovo con 4 gettoni evoluzione in questo momento. Adesso è il momento di rivelare le carte sotto. Delle carte sotto noi guarderemo soltanto la parte in basso, ottenendo gli effetti di questa carta. Quindi ignoriamo la forza, le monete, il gettone evoluzione di questa carta, e guardiamo questa carta qua. C'è questo simbolettino del fuoco, della furia, quindi vuol dire che io immediatamente ottengo una furia. Far salire la furia e una volta arrivata al massimo riportarla a zero sarà uno dei modi di fare punti. Dopodiché posso andare ad attivare l'effetto di questa carta, che è: scegli un altro animale, in questo caso Vale, che abbia almeno uno di furia. Vale non ce l'ha e quindi non capita niente, ma mi interessava prendere la furia in questo momento. E adesso posso venire a comprarmi una e una soltanto carta evoluzione. Mi prenderò guarda, pagherò tutto quel che ho, pago tutto oppure no? Sono indeciso. No, pago soltanto 3 e mi compro il pungiglione. Le carte che acquistiamo le andiamo a prendere e mettere in cima al nostro mazzo di pesca. Alla fine del mio turno controllo di avere un massimo di gettoni evoluzione pari alla mia riserva. La riserva dell'orca è massimo 3 gettoni evoluzione, io ne ho uno. Sono a posto così. Le carte scorrono nel mercato ma non ne vengono rivelate di nuove. E adesso tocca al prossimo giocatore. Il mio momento. Di carte nel mercato ce n'è una in più del numero di giocatori, ecco perché noi ne abbiamo 3 e qua ci sono queste X. Quindi io prendo 2 gettoni evoluzione, poi giriamo qua
così. Allora. Le carte sotto, se ne avete più di una, le attivate nell'ordine che volete, e non conta l'ordine con cui le avete giocate. Allora, scegli un altro animale, okay. Rivela una sua azione, sì, di quelle sotto. Però scegli però un animale, scusatemi, dopo di me. Freccina rossa che punta a destra intende un animale in ordine di turno dopo di te. In questo momento non c'è nessuno, quindi Vale non la può fare. E poi questa qua, aumento di uno. Anche qua il mio, se gioco per primo ne ottenevo uno, ma non l'ho giocato per primo, altrimenti rubo un soldino a un altro animale. Allora potevo spenderli tutti e infatti io dicevo no, non spenderli tutti. Quindi adesso, anche per Vale, ora può acquistare una carta tra quelle rimaste. Artigli, okay, o artigli. Saprofago. Il saprofago, ma prenderò. Come vuoi far evolvere la tua, il tuo camaleonte? Dai, con gli artigli. Ok, quindi anche questa qua che costa 3, allora, va in cima al mazzo. Le carte non acquistate vengono scartate. Nel caso si farà poi una, finisse il mazzo di pesca, si rimescolano gli scarti. Si rivelano nuove carte. Le carte che noi abbiamo giocato sia sopra che sotto vanno nella nostra pila degli scarti. E peschiamo 3 nuove carte. 1, 2 e 3. Allora. E no, posso fare così. Questa lo mettiamo sopra. E me la rischio. Rischiamocela, dai. Aspettiamo. Rischiamocela. Allora, questa la metto sotto e questa la mettiamo sotto. Ok, quindi riveliamo e prima cosa confrontiamo la forza. 2. Io ho 3. Quindi resto io il primo. Prendo le monete, ne prendo 3 gettoni evoluzione. 1, 2, 3. E adesso vado a rivelare la mia carta sotto e ne attivo il potere. Scelgo un altro animale. Riveliamo entrambi la carta in cima al nostro mazzo. Se la mia forza è superiore alla tua, faccio un punto. Tu hai 3, io ho 1, niente. Quando si parla di rivelare, la carta poi ritorna dov'era, in questo caso in cima al mazzo. Niente, avrei potuto fare un punto, ma non ce l'ho fatta. Io sono un camaleonte potente. A questo punto io con 2 soldi, è anche uscita la promo illustrata da Barba Scura, ma non ho abbastanza gettoni per poterla acquistare, quindi mi prenderò i 2 buchi di culo e quindi evolverò in questo modo la mia orca. Evolution gli scorre. Allora, dunque, io prendo 4. 1, 2, 3 e 4. Poi salgo su. Rubo un soldo a un altro animale. Ma me li lasci? Che buffa! Poi se ha più soldi di te ottengo un focarello, ma non ne hai. Ma che balle, però io dovevo applicarmi il mio effetto. Mi dispiace, allora io ne spendo 3. Ok, e Vale si compra la pappa fecale che le vai quindi in cima al mazzo. Questa scaricata. Scartiamo, io le metto. 2, 3. Allora, adesso succede tutto una cosa negli molto scarti, carina. Dobbiamo pescare 3 carte, ma ehi, io ne ho solo 2, anche Vale, quindi andiamo a rimescolare la nostra pila degli scarti per riformare un mazzo e continuare a pescare da lì. C'è un però, ogni animale applica in questo momento il proprio potere, quello indicato al fondo della propria plancetta quando rimescola la propria pila degli scarti. Nel mio caso è che posso pagare un soldo che qualcuno mi ha appena rubato per aumentare la mia furia. Ho 3 soldi per aumentarla di 2 volte. E Vale invece? Io invece posso prendere una carta dal mercato e metterla nei miei scarti e poi rimettere un'altra carta nel mercato. Bella. Se... nel suo turno c'è... bella, dai, prendo l'umorismo. Ok, e viene, non scorrono, ma viene immediatamente sostituita. Bella questa da 2 furie addirittura. Oggia. Allora, vediamo cosa arriva. 1, 2, 3. Let's go, go. Allora, questa la mettiamo sopra. Mamma mia. E intanto però io sto giro faccio poco. Che palle. E che questa la volevo. Senti, boh, io faccio così. Pazienza. Ho 1. Io ho 4. Quindi Vale giochi per prima. Yeah.
prendo tre soldini, tre gettoni evoluzione. Okay, nel corso del nostro turno noi possiamo preparare la nostra riserva di gettoni evoluzione, lo controlleremo solo alla fine. Guadagno 1. Quindi... Ok, quindi guadagnando 1 vale arrivata al fondo, scusami, tu sei il cavaleonte, e vale avanza e fa il suo primo punto. Poi se giochi per primo, che ho giocato per primo, ottengo un fuocarello. Ok. E basta, altrimenti ti avrei rubato dei soldi. Che tanto non ho. E poi aspetta. Puoi acquistare. 1, 2, 3, 4. Tessuto di poso è bella. Sì, un tessuto di poso. Ed eccola a te. Allora, io invece guadagno solo un gettone evoluzione, quindi non potrò comprare niente, ma le mie carte erano molto belle. Allora, di nuovo il pungiglione. Scelgo un altro animale, riveliamo la prima carta del nostro mazzo, se la mia forza è superiore, 3. Niente, avrei fatto un punto. Dopodiché rivelo questa. Allora, questa qua ha un nuovo simbolo. Innanzitutto, vabbè, c'è il fuocarello della furia, quello lo applico. Poi vedete che c'è la carta strappata, vuol dire che io questa carta la eliminerò dal gioco se e solo se scelgo di attivarne l'abilità. Io uso la, prendo la furia e poi scelgo di attivarne l'abilità perché ho appena visto la carta in cima al mazzo di Vale. E nuovamente questa mi dice: scegli un altro animale, rivelate la vostra carta in cima al mazzo. Se avete almeno un valore uguale, e noi abbiamo il valore di forza uguale, allora faccio 2 punti vittoria. Questa però la saluto e non la userò più. E quindi faccio 2 punti. Posso comprare carte, ma non ne ho. Tutto negli scarti. E alla fine del mio turno capita una roba. Io mi trovo in prossimità di uno di questi gettoni che viene rivelato e capitano cose prima di scartare le carte. E in realtà avviene questa cosa, perché potrebbe esserci esattamente questa. Motivo per cui le carte vanno scartate dopo, perché con questa qua dice: scambia la tua carta, una delle tue carte sopra, con una delle carte sopra dell'altro giocatore. E guarda, ti rubo la pappa fecale. Va bene. Tutto negli scarti e questo gettone l'abbiamo rivelato. Okay, se ne avessi, questo si rivela solo alla fine del turno, quindi se passi su più gettoni comunque riveli solo l'ultimo su cui sei arrivato, e se ne può comunque rivelare solo uno a turno, quindi non, anche se più giocatori raggiungono una casella con un gettone, non se ne applica più di poi uno. Poi quelle anche le queste scartiamo. Queste le tiriamo via. Facciamo una. Collo lungo. Communication. Non... Allora, diciamo che le carte rendono benissimo l'idea del... Allora, mi piace. Questa la mettiamo sopra. Questa la mettiamo sotto. E questa la mettiamo sopra. Ok. Sì. Allora, io ho 3 di forza. 4. E quindi sei tu la prima. Prendo 2 soldini. Mm-hmm. E rivelo la prima carta dal mazzo. Sia se forza, ho 2 o meno, tengo un punto. Hai forza 4. Niente. Bene. Benissimo. Puoi comprare. Sì. Penso che attivi un evento, se nessun animale prima di te ha ottenuto punti ottieni un punto, gli animali dopo di te prendono meno soldi. Dai, prendo quella in mezzo. Era la più bella. Ciapa, io prendo 3 soldi. Ciapa, lì è putacca. Io prendo 3 soldi e vado a 4. Da qua sotto ti rubo il totem. Il totem, oltre a spareggiare per la forza, ha anche un'altra funzione che poi capiremo. E io, visto che ho un limite di 3... mi verrebbe da dire pago e prendo, però vorresti attivarti? No, dai, va bene, pago 3 e mi compro questa. 2, 3. Ok, fine. Tutto negli scarti. Pesco 3, quindi non rimescolo ancora. E ok, questa via e ne giriamo 3. Una, riesci solo a poi posizionare. Sì. In modo tutto. E cose brutte. 1, 2 e magari scarto questa. Cose brutte sono anche belle, le cose brutte. Le cose brutte non sempre sono brutte. Allora. Dai. Questa mettiamola qua. Proviamo così, va? Proviamo così.
ed è una corsa. Si può giocare anche in una modalità più rapida, dove vengono rimosse alcune carte che sono quelle che creano una maggiore interazione tra i giocatori, alcune carte di una mini espansione già inclusa nella scatola, e si gioca sul retro del tabellone, dove basta fare 7 punti anziché 8. Allora, fammi capire una cosa, Sì, sì. Io ho il totem. Oh, è difficile questa scelta. È molto difficile. Così, dai. Ok, quindi, io forza 2. 4. Quindi sei tu la prima. Allora, sono 4 soldini. Ok. Soldini, gettoni evoluzione. Che noi chiamiamo soldini. Che li chiamo soldini. Ok, e poi ho... Se nessun animale... prima era ha ottenuto punti, allora ottengo un punto. Cioè, okay, che nessuno tutto. Prima di te gli ha ottenuto. Ok, ok. Essendo Vale la prima, nessuno prima di ho lei ho fatto un calcolo giusto. Poi, cosa c'è? Le cose brutte. Cose brutte quando acquistata dà un punto. Mi piace, vai. 1, 2, 3, 4. Quindi va in cima al mazzo di Vale, Vale fa un punto. Alla fine del suo turno, quindi, questo viene rivelato e c'è un evento. Gli eventi sono di questa forma, per esempio virus intestinale, gli animali bello. Con più punti, quindi Vale, pesca le prime 3 carte dal proprio mazzo, ne scarta una negli scarti comuni, quindi se la elimina dal gioco, e 2 invece nei propri scarti. Tra l'altro, quando escono gli eventi, il giocatore che ha il totem può scegliere Mamma di mia. Ignorarli. Allora, dico, pesco 3, ma ne ho solo 2. E quindi devi rimescolare. Quindi rimescolo. E quindi attivi la tua abilità. Aspetta, facciamo una cosa per volta. Quindi tac e pesco 3. Poi metto qui. Poi con la mia abilità questa. Ok. Metto negli scarti e però quella si rimette. Sì, se ne si viene sostituita da un'altra. Poi pesco 3. Pescate le prime 3 carte. Una la elimini negli scarti comuni, 2 invece te le metti nei tuoi scarti. Allora, negli scarti comuni. Che sono qua. Sono lì. E le altre negli scarti. Ok, fatto. Ok, io allora prendo 2 gettoni evoluzione. E poi da qua aumento di 1 la mia furia e quindi faccio un punto. Dopodiché rubo un soldo a un altro animale. Prego. Da qui gli animali sali di... Sì, salgo di nuovo di una furia e vengo qua. E quelli che giocherebbero dopo di me prendono meno soldi, ma non mi interessa, a me interessava la furia. Io non voglio comprare niente in questo momento, ma visto che la mia riserva è massimo di 3, perdo un gettone evoluzione. Yeah. Queste vengono scartate, dovrei pescare ma non ne ho. E quindi scelgo di pagare 3 soldini, 3 gettoni evoluzione per aumentare di 2 la mia furia, 1 e 2. E quindi bravo. Si viene qua. Questo verrà rivelato alla fine del turno. Da questo momento inoltre, avendo passato questo, tutti i giocatori pescano 4 carte. E quindi riveliamo l'eventone. No, però tu l'hai rivelato in questo turno, vero? Io l'ho rivelato in questo turno. Allora lo se sarò ancora lì alla fine del prossimo turno, perché massimo un evento per turno di questi qua si possono quindi girare. 4. E quindi ora 4 carte. 3 e 4. Tu hai fatto un bel balzo. Sai. Un bel balzo. Allora, vediamo. Questo lo mettiamo qua. Proviamoci, anche se ora sono senza gettoni evoluzione e non abbiamo rivelato carte. Questo lo mettiamo qua. Le carte come queste con il bordo rosso sono quelle di quella mini espansione che vi dicevo, sono carte che potete attivare nel turno degli altri giocatori, chiaramente se non avete ancora giocato, e solitamente sono in risposta magari degli effetti che vi possono andare a colpire. Voi rivelate quella carta e o vi difendete, deviate magari l'attacco su qualcun altro, okay. Fate anche voi qualcosa, insomma. Ci sono. È stata una scelta molto ardua. Io ho 5 di forza. 6. Ma che pizza! 4. Vai, prendi 4 gettoni evoluzione. 4. Speravo di giocare per primo. Lo so, ma è andata così. Rubo il totem. Ok. Poi scelgo un animale. Che giochi dopo di te, quindi ci sono io. Rivelo una sua carta e tengo il fuoco. Però furia pare la furia. Quale vuoi rivelare? Questa.
e c'è la furia. E quindi Vale prende una furia. Solo una? Sì. Ok. E quindi tocca a me. Questa, anche se è rivelata, io comunque la applico. Prendo un gettone evoluzione. Entrambe avevano la furia, quindi ti cambiava poco. Guadagno una furia di qua, una furia di qua. Questa niente, perché nessuno gioca di me. Scelgo un altro animale. Se quell'animale ha almeno uno di furia, perde uno di furia. Oh, e quindi quella che me l'ha rubato. Riprendi. Che visto cattivo. Che sono un super predatore. No, sei un super. Questa niente, non posso. Tu non compravi niente, Vale, alla fine del tuo turno. Ah, sì, scusate. Perché tanto io non posso comprare niente, quindi non cambiava assolutamente. Prendo niente. Le ali. Le ali, Fausto, che salutiamo. Ora farebbe ridere che entra Fausto Le Ali. Certo. C'era. No, no, ma c'era un film. Che film era? Che c'era. Mi ricordo, c'era Caterina Guzzanti che cercava di riconquistare Raul Bova, che era il suo ex. Era forse Maschi contro Femmine. E c'era questa scena dove lei arrivava. Lui era tipo dal barbiere, forse che era Rocco Papaleo il barbiere. E lei arrivava, metteva la canzone tipo, no, di Fausto Le Ali. Forse sì. Tipo. Ora non mi ricordo che canzone fosse, comunque tipo in ginocchio, dati qualcosa del genere, ma in ginocchio di Fausto Le Ali. E poi entrava Fausto Le Ali davvero a cantare, quindi non era la. E faceva riderissimo, ricordo, questa scena. Comunque, ditemi sotto tra i commenti che canzone cantava in quella scena. Penso se Maschi contro Femmine. Era molto, molto divertente. C'è da rivelare questo alla fine del mio turno. Che, scusate, è un altro evento. Che il totem ce l'hai non tu. Sono immune. Vale può attivarlo. Nel prossimo round non si attivano i poteri degli animali. Ma Vale è immune. I poteri degli animali sono questi nel caso di rimescolaggio del mazzo. Adesso mi hai messo in testa che canzone canta Fausto Le Ali e sto pensando. E io proprio niente, io non lo potrò attivare. Allora. Che pizza. E questa. Che brutta è arrivata qua. E niente, ma sai che. Oh, ma che sfiga! Cioè, ma che roba brutta proprio! È il gioco. È così. È come la scienza, è brutta. Va bene, chi ha più forza? Io ho 2, 1, 3. Io ho 7. E va bene, la peppa. Ma altro! Vai. E io non attivo il mio potere, non salgo di furia e non mi faccio i punti. Allora, intanto io salgo 2 di furia. E uno fai un punto. E 2 e facciamo un punto. Poi rubo un soldino a te, grazie. Vai. Poi rivelo la prima carta evento e posso attivarla immediatamente oppure scartarla. E lungo inverno, gli animali che giocano dopo di te devono perdere uno di furia oppure scartare un soldo per ogni effetto che attivano. No, perdi uno di furia, non è. Scegli di attivarla? Sì. Ok, la riveli, quindi poi ritorna qua. Sì, allora tu prenderesti qua, sì. Allora, perché sennò tu prenderesti 4 e dovresti pagare per ogni abilità. No, perché si 2. Attiva adesso. Sì, no. Ah, ok, in questo momento allora perdi questo. Certo. Sì, certo. Si attiva ora, non che. Ah, lo attivo anche quando mi fa comodo a me. Orca. Molto più calma. Ti compri qualcosa? Basta. Sì, vediamo. Insomma, mi stai togliendo tutto, non riesco a fare niente. Puoi scartare se il tuo animale. Pollice opponibile, pollice opponibile. Mi piace il pollice opponibile, utile. Sono io super prendo evoluta. 4 soldini. Questa non mi serve a nulla, ma non sapevo dove metterla. Okay. No, perché rivela la carta che è in cima al mazzo, non il mazzo. Da qui però posso scartare c'è 4. Bello. Se lo fai, fai un punto. E lo faccio. Non ho soldi, non posso comprare niente, non potrei neanche per attivarmi il mio potere, ma che comunque non posso attivare per effetto di questo evento. Quindi non compro niente, fine del mio turno, riveliamo questo e ho guadagno 1 di furia. O rubo il totem a Vale, diciamo che guadagno 1 di furia, quella che Vale mi ha appena fatto perdere. Prima te l'ho rubata e te la sei ripresa, poi... Sei quindi dovrei rimescolare, ma non posso attivare l'effetto del potere del mio uno, animale. 1, 2, 3, io invece posso perché c'ho il totem. Aspetta, mettiamo prima delle carte lì. Il guscio, allora. Le fauci, le branchie. Ci super evolviamo, eh. Allora, lì con un altro... Dai, prendiamo le branchie. Ah, per il tuo potere, sì, scusami, sì, che sì. Va nei tuoi scarti, sì. E poi se ne mette un'altra. Dicevo, perché compri? Onnivoro, mangiamo di tutto. Perché compro? Perché posso, io posso fare
tutto ciò che voglio. Aspetta, perché giocando al contrario? Ok. Facciamo così, che ti devo dire? Che ti devo dire? Boh, no. Io ho già scelto, ma sai, vale la sua brava, io sono meno evoluta. Sono meno evoluta. Ha scelto lei di avere meno. Di essere quella meno evoluta per iniziare col totem, vabbè. Vado. Okay. A posto, sì, sì, sì. Io ho 2 più 4, 6 di forza. Bravo, io ho 5. Oh, per una volta gioco prima io. Prendo 2 gettoni evoluzione. E poi attivo questa e guadagno 1 di furia e faccio un punto. Tu non hai furia, non la puoi perdere. Ma con questa scelgo un altro animale, scelgo Vale, riveliamo la prima carta del nostro mazzo. Se la mia forza è superiore faccio un punto. 2. 2, uffa! Ma non è! È facile così, sì. Cioè giochi sulle, sulle capacità degli altri. Guarda, però non ce l'ho in gioco. No. No. Mi tengo i soldi, non compro niente. Ma alla fine del mio turno siamo qua. Evento. Che sappiamo qual è. Gli animali dopo di te devono perdere 1 di furia oppure scartare un soldo per ogni potere che attivano. E quindi tu, Vale, dovrai scartare un soldo per ogni potere che attivi. Però il totem puoi ignorarlo. Bravo. Va bene, brava. Tanto tu sei a 4 punti, io a 6. E infatti, quindi... ma infatti, non lamentarti. Io ho il totem. Senti pure il totem, io vinco. Totem. Io faccio il salto evolutivo. E là. 1, 2. Scegli un animale, dopo di te non c'è nessuno. Scegli una carta dal mercato e mettila negli scarti comuni. Però intanto vanno già negli scarti comuni, sì. Mentre stavo a salire di 2 e provare a salire ancora. Vuoi di qualcosa. Vuoi comprare qualcosa? Il guscio, scusa? Ti protegge da un attacco di un evento. Puoi scartare il guscio per evitare di subire il malus dell'evento. Le fauci. Ti danno quel punticino di furia che ti manca. E fine, quindi rimescoliamo. Cioè, rimescoliamo niente, scartiamo tutto, peschiamo. Le chele. Il super riproduttore, molto bella. e gli 8 sensi. Bella questa qua. Se nel tuo mazzo ci sono almeno 8 carte, ottieni 2 punti. Mica male. E allora. Sì, faccio così. Passo di lì, ti prendo e ti porto via. Ma dove vai? Allora, questa devo metterla per forza qua. Io ho comprato pochissime carte, infatti ho giusto 8 carte. Boh, queste mettiamo qua, vediamo cosa succede. Una che ho comprato l'ho distrutta. Io ho 5 di forza. Io ho 5. Quindi a partire da che al totem parti prima tu. Pizza. Allora, 1, 2 e 3 e li mettiamo qua. Poi vediamo perché. Allora, con la furia ne faccio. Cavallo del West e fai il punto. Poi scegli un animale. Dopo di te. Se nel suo turno ottiene almeno un punto, te ottieni un punto in meno. Sappilo. Ok. Scegli una qualsiasi carta di un avversario e la metto in cima al suo mazzo. La scelgo, quindi le guardo? No. Cavolo, fossero rivelate, la guardi, visto che sono coperte. Vai. Guarda, forse mi è andata... No, male. Allora, io prendo 2 soldi. Poi potrei scartare 4 soldi per fare un punto, meno 1, 0 punti, quindi col cavolo. Ma lo fai? Ma no, pago 3 e mi compro questa, che la metto qua. Tu non avevi comprato prendevo, niente, no. Non volevi niente. Ho 3 soldini qua. Ok, quindi scartiamo, non ci sono eventi che si attivano, io devo pescare, non ne ho più, quindi alla fine del mio turno pago 1 e salgo di 1. Poi, 1... Mutazione. Che noia che sei stata, Vale. Cose proprio brutte. Ma scusa, devo in qualche modo. Dove sei? A 6? Sì. Devo in qualche modo mimetizzarmi
e a giuire. Ah, ritornano cose brutte, che quando la compri fai un punto. Quindi, quindi no, devo far così. Ma chissà. 7 di forza. 7. Ma che palle! No! Dai! Uffa, allora cambio. No. E allora questa la metto sotto. No, è una scelta difficile per entrambi. Non è una scelta difficile per entrambi se qualcuno vinceva giocando per primo. Allora, aumentiamo di uno. Se giochi per primo ne ottengo uno. E fai un punto. Brava. Scegli un animale. Sì. Rivela una sua cosa qua e ottengo soldi pari al valore. Vai, due. Un Q. Fammi vedere cose brutte. E fai un punto. Ora guardami se attiverà pure un evento contro conoscendola. Ho finito. Hai comprato, sì. Hai fatto, fine del tuo turno. Rivela quello, evento. Ba-ba! Evento da cui Vale può essere immune avendo il totem. Terremoto. Fino alla fine di questo round nessun animale ottiene il fuocherello dalle sue carte. Ma che palle! Ma dai, ma no, ma io dovevo farmi il punto, ma dai! Ma non faccio, ti rubo un soldo, tutto Camale quello che faccio. Vabbè. E dammi due soldi di qua, va? ma dai. Non so se comprarmela. Non so che cosa fare. Sì, pago 3 e mi compro questa, dai. Dai, camaleonte. Dai, cavallo. Ok, 1, 2, 3, 4. Quella si scarta. Sì, no, giuro che se vinci. Ma scusa. No, io ho giocato meglio. E ma tu in base hai... a cosa? Niente, guarda, tu mi hai solo. Tu sei stata solo antipatica. 1, 2, 3, 4. Tu sei stata solo antipatica. Che fastidio. Niente. Faccio niente. Faccio schifo, faccio. Io ho 4 di forza. Oh, gioco primo io. Sì. Strano ma vero, prendo 4 soldini. Già. Guadagno uno di furia e tu perderesti uno di furia, ma non ne hai. E questa, scelgo un altro animale, riveliamo la prima carta del non mazzo. Se la mia forza è superiore, e quindi sì, perché tu non avendo carte, io allora faccio un punto. E poi vinco. No. No. No, come? Con cosa vinco? Compri? Ah, che partita. Camaleonte e orca. Secondo voi tra un camaleonte e una orca chi dovrebbe evolversi peggio? Non, niente, non compro niente, butto via questa, dai. Vai. Vediamo io cosa. Ma tanto così. Tu ora vincerai, mi sa. Ma non penso, non ce la faccio. Allora, andiamo su di due. Poi ti rubo un soldino. No! Gran faccia di... Fontina! Rivela la prima carta evento e posso attivarla immediatamente oppure scartarla. Gli animali che si trovano nello stesso spazio sul tracciato evoluzione ottengono una stella. Tu puoi scegliere di non usarlo questo evento. Tu puoi anche scegliere di non attivarlo in toto, quindi non lo attivi. Sì, se non l'attivo va... Se non l'attivi proprio, cioè il potere della tua carta qua dice puoi scegliere se attivarla oppure scartarla. Cavolo. Quindi tu la scarti, se no arriviamo pari. E non sarebbe bello arrivare pari. No, non è bello arrivare pari. Non è affatto bello. Però se vinci tu non vale. D'accordo. fatto. Ah, fammi vedere. Tanto, cosa posso mettermi in cima? C'è qualcosa che dà punti? No. Non vedo stelline. Un soldo.
Dammi la prima, quella che costa 2. Ok. Queste vengono scartate e scartiamo tutto e peschiamo. Oh, io non ho da pescare sufficienza. Quindi pago un gettone evoluzione, questo scende e faccio un punto. E la partita finisce immediatamente. Se guarda, no, abbiamo vinto entrambi. Non abbiamo vinto entrambi. Ma scusa, non me l'hai fatta giocare. Ma aveva senso giocarla sì, in quel momento? Sì, sì, siamo stati pari fino alla fine. Aveva senso. Pari fino alla fine. Poi hai recuperato per caso. Quindi avevo di eventi e di avevo eventi più diritto di vittoria. Ma no, assolutamente ma no, assolutamente. Cioè, non si può. Scusa, diteci la vostra, scusa, ho fatto uno scatto evolutivo pazzesco. Avrei condiviso anche la, perché io sono un camaleonte, con l'orca avrei anche condiviso la vittoria. Ma da quando qua esiste condividere la vittoria? Appunto, da quando qua chi fa lo scatto evolutivo perde? Beh, vale, non hai guardato che io potevo vincere. E tanto come te lo facevo. Non potevi impedirlo. Signore e signori, questo era Evolversi Male, il gioco del capitano Barba Scura X, che salutiamo X, sì. Perché... ci guarda sempre, sì, lo sappiamo. Ricordiamo, doveva essere esatto, qua. Esatto, anche esserci, poi in Mozambico, cosa ci vuoi fare? Anche tu, cioè, potevi andare in Piemonte, siamo lì, più o meno, come posto. Quindi, signori, noi vi diamo appuntamento ai nostri prossimi video, vi ricordiamo che se voleste acquistare il gioco lo trovate anche linkato qua sotto in descrizione. Vi ricordiamo come sempre che qui a casa Giullari si gioca per giocare, i Giullari vi salutano, e che il gioco sia con voi. Ciao!